Eccoci qua, ciao a tutti. Allora, altro video. Aspettate che mi metto seduta bene perché mi sono alzata a prendere le buste. Ah, perché sto girando un po' di video, scusate, vi ho fatto anche dondolare. Allora, bustone, come avete visto nella fotocopertina, sono queste. Cosa c'è dentro qua? Questa è pienissimissimissima, sta scoppiando. E aspettate, anche questa è pienissimissima, sono due XL, grandi grandi, pagate 5 euro, prese a Orio Sente. Perciò adesso, scusate ma pesano un botto. Poi, cioè, voglio farvi vedere, questo è il lato, quanto sono piene, scusate. Adesso andiamo subito ad aprire, a togliere queste graffettocce qua, tutte. Ecco qua. Allora, aspettate, ce la faccio. Oh mamma, questa qua si sta sbragando anche in un lato. Oh, visto adesso, guardate, si sta sbragando anche qua. Si sta scollando. Vabbè, potevo aprirla anche da lì. Però no, voglio fare effetto sorpresa anch'io. Non voglio guardare subito dentro. Voglio mettere la mano da dove si chiude, ecco, come sempre. Perciò togliamo le graffettine da brave bambine. Se riesco, sì, ce l'ho fatta. Solo che è talmente piena che viene tirata anche la graffetta. Ok. Allora, ok, aperta, vi faccio vedere a voi. Oh, mamma mia, quanta roba c'è dentro qua. Allora, infiliamo la mano. Wow, c'è un colore, c'è qua. Qualcosa di vetro, di ceramica, vediamo. Allora, aspettate che tolgo questo bocciolotto qua gigante. Che bello, sì. Bene, c'è dentro le cosine per la casa, qua mi piace. Per cambiare un po', sempre cartoleria. Non che mi dispiace la cartoleria, perché io adoro trovare le cose cartopazze nelle buste sorprese, però ogni tanto per cambiare ci sta. Le ho scelte proprio bene queste buste. Sono andata proprio nel periodo giusto a prendere. Allora vediamo, italiano, abbiamo un porta insalata, un porta, allora, contenitore per insalata con forchetta e vasetto per condimenti. Ok. Con forchetta. Allora, vasetto per condimenti e qua, ok, ci sta. Anche quando faccio la giornata lunga al lavoro è incomodo, se voglio, adesso che arriva l'estate, portarmi un'insalata. Che carino, mi piace questo, è bello. E dovrebbe esserci la forchetta. Ah, mi sa che se la sono sgraffignata. E loro cosa fanno? Lo buttano nella busta sorpresa, le cose incomplete, le cose rotte, come l'ultima volta che ho trovato il gioco del domino, che mancavano su 28 pezzi, ce n'erano solo 14. Vabbè, pazienza, facciamo meno della forchetta. Bello il contenitore, viene buono sempre per qualcosa. Allora, poi io sento qualcosa di peloso, vado a toglierlo subito, ma non ci posso credere! Che puccio, l'avevo anche comprato tempo fa e devo avercelo in giro qua. Aspettate, vediamo se riesco. Scusate, sto spostando tutte le mie cose qua. È un casino qua. Non riesco a toglierlo fuori, ce l'ho qua nel cassetto, non riesco. Ma bello, dai, ne ho trovato un altro, questo lo regalo. Uno ce l'ho, di due sinceramente, però sì, è un panda magro. Vediamo che non sia rotto, però no. Ok, che carino, sono contenta. E poi c'è dentro tantissime cose, per quello che sono stracontenta. Oh, c'è una cosa alta e lunga che viene fuori, viene fuori. Allora lo prendo. Wow, insalata, bastone per girare l'insalata. Vediamo bene, vi dico bene. Spatola, vedi? Io dico bastone, cucchiaione. E invece si chiama spatola con fessure. Viene sempre buona anche questa. Allora, aspettate un attimino che magari vi alzo un pochino. Ecco, che è roba un po' grande, se no faccio fatica a inquadrare tutto. Dai, sono già molto. E poi c'è dentro pieno di cose. Aspettate che mi è capitata una cosa piccolina. Vedi, l'altra volta c'erano i panda, le matitone con i panda, gli manca il fondo a questa, ok? Abbiamo trovato quella con la volpe. Quante cose grosse, aspettate. Togliamo questo. Ok, l'ultima volta l'avevo trovata, non era rosa, era blu, l'ha già presa mio figlio. E adesso stavolta rosa, queste pile qua che fanno
le immagini qua dello spazio, ecco, leggiamo bene così. È torcia proiettore con tre dischi a scorrimento e 24 immagini. Bene, dai, carine queste. Mio figlio ci va matto per quella cosa lì. Allora, quante cose, non riesco neanche. Allora, aspettate, togliamo questa qua che fa, sembra che faccia rumore. Questa qua è il top. Bella! Poi giallo, bellissimo. Aspettate, vi leggo bene. Che cosa? Tazza termica, questa è utilissima. Anche questa per andare al lavoro. Ma guardate che bella. Sono contenta di trovare queste cose. Ma che bello, anche questo qua dell'insalata. Che buccio! Questa busta è stupenda. Allora, togliamo questa cosa qua che mi stava pungendo un braccio. mettevo dentro il braccio nella busta e questa qua mi faceva così, no? Perché io appoggiavo dentro il polso così. Allora, questa qua sì, è per pulire le cannucce, credo. Dai, che belle cose, utili. Sono con te, scovolino, si chiama scovolino. E penso che sia per pulire le cose strette, le cannucce, le cose. Le cannucce quelle, non quelle usa e getta, logicamente. Cioè, quelle, insomma, avete capito, ci sono le cannucce di vetro, ci sono le cannucce di metallo. E sono per, penso sì. E usatelo come avete voglia. Io lo tengo, lo metto in cucina, se serve per qualcosa, ce l'ho. E quante cose ci sono dentro qua? Bravo, Tiger. Ci piace quando metti dentro tante cose. Ciotolone, ciotolone. Allora, tolgo questo pacchetto qua. Che, ok. Ma sono felice. Allora, l'altra volta l'avevo trovata gialla, vi ricordate? Adesso l'ho trovata verde, la tovaglia. Beh, queste sono sempre comode. Caspiterina, sì, contenta. Bene, 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 bene. Poi anche questo bel verde Tiffany, come può non piacere all'amica. Allora, aspettate che facciamo così. E perché c'è dentro un casino di cose ancora. Allora, aspettate che tolgo questo qua che si sta piegando. Un cuoricione. Oh, che carino! Che bello! Libro da colorare, eh sì! E che bello che è però i disegni. Che carino! E sì, questo magari lo regalo a qualche bambino, però è bellissimo. Bene. E vi dico, ragazzi, che è pienissimo ancora qua. Allora, c'è questo pacchettone qua, che cos'è? Ok. Allora, questo. Ah, ma che bello! Ma che meraviglia! Allora, candelabro per torte, ma pensa. Ah, il candelabro, infine la torta ci metti su tutte le candeline, guardate che carino. Anche questo lo regalo a qualche bambino. Mia figlia ormai è grande, perché è rosa, perché anche Jason è grande, anche lui, 14 anni lui, 15 lei, sono 3, 6, 9 candeline, non bastano. Poi, allora, aspettate che, oh, mamma mia. Allora, c'è questo, ancora queste, le avevo trovate anche l'altra volta, ed erano, sì, 26 o 28, 20 o 20, non mi ricordo che numero, penso ancora uguale, forse il numero. Uffi, ma perché non le mettete più grandi, così le uso io. Tiger. Poi, aspettate che adesso mi sprofondo ancora dentro. Allora, vediamo. Questa ultima, bella questa. Contenitore, che carino. Questo qua sì, per metterci le mie robine, le mie clip, le mie cose. Questo qua bellissimo, quante cose c'è dentro. Abbiamo già passato oltre che 5 euro qua. E ce n'è ancora roba. Vediamo, aspettate che c'è la cosa grossa qua, la tolgo su. Ma, mamma mia, sto spaccando qualcosa. Wow! Aspettate, l'altra volta era più grosso. Sì, mi pare che era più grosso il cestino dell'altra volta. Questo è leggermente più piccolo. Quell'altro che avevo trovato l'ultima volta era un po' più alto, sì, più grosso. Ce l'ho in bagno adesso. Allora, vediamo. Cestino. Logicamente, cestino. Ma che belli che sono questi, mi piacciono un sacco. Sì, era più grande quello dell'ultima volta, più alto, sì. Allora, aspettate che c'è qualcos'altro qua. Oh, santa patata. Oh, addirittura due, un'altra verde. Ma che belle, sono contenta queste, sono bellissime. Caspita, quanta roba c'è dentro. Bravo, Tiger, mi piace, mi piace. Falle ancora così che vengo ancora a prenderne tante, eh. Ma quante cose c'è dentro. Allora, aspettate che tolgo questa ciotolotta qua, perché fa finire che la rompo, se no. E cos'è? Wow, au. Aspettate, ho capito, è quella delle zuppe lì cinesi, del ramen, giusto? Perché qua vedo il buco dove andrebbero infilate le bacchette, vediamo. Però che bella che è, questa mi piace. Allora, ciotola con bacchette. E le bacchette? Allora, vediamo se ci sono. O se proprio la Tiger hanno proprio il vizio di rubare, eh. Uff, scusate, ho sbirciato dentro. Ah no, aspettate, ho provato
il fondo della matita che è sepolta lì sotto, lì della volpe, la metto qua perché adesso non riesco a catapultare tutto fuori. E poi ci sono ancora 1, 2, 3, 4 cose, bestia. Allora, questa busta è andata, madonna scusate, vuota. E abbiamo trovato ancora il coniglietto, immancabile ormai. Ho capito che lo troverò ancora un bel po' perché ne ho prese di buste, ne troverò ancora tanti. E poi sì, altre due, no, non ne mettono una, ne mettono due, capito? Del panda, queste doppie con la doppia penna, multicolor. No, che poi sono tutte e due blu, credo, sì. Blu e blu, ok, vabbè. E poi questo, felicissima. Ma bellissime! Ma vai, che busta stupenda, ragazzi! Allora, clip in metallo e ci siamo. Bellissimo. Bellissimo. Questa busta è super mega stupenda. Ditemelo nei commenti perché veramente sono super super entusiasta. Allora, aspettate un attimino che adesso faccio un attimo così. Devo spostare tutto perché adesso andiamo a aprire l'altra che è piena allo stesso modo. E speriamo non ci siano tutte cose ancora così. Speriamo. Allora, aspettate che sposto tutto. Metto qua nelle ciotole. Il mio porta insalata, la mia tovaglia la lanciamo lì che quella non si rompe, anche il mio panda lo posso lanciare che non si rompe, le candele anche non si rompono, le lancio di lì, altrimenti non ci sto più, aspettate, qua così, così, questi, ok, aspettate anche questi posso lanciarli, anche dopo mio figlio si prende la pila, allora questi qua invece non li lancio perché sennò va a finire che rompo tutto, li sposto qua a lato. Ok, adesso andiamo ad aprirci quest'altra che è strabordante anche questa. Non so se si dice, però stramega piena. Allora, apriamo le graffettolle. Ok. Oh, mamma mia. Ok, una tolta. Ok, e due. Ce la faccio, ragazze. No, quando apri quelle buste qua così sono proprio soddisfacenti al 100%. Sono super mega felice, quante belle cose. Poi c'è proprio una variante di cose, bello bello bello. Andiamo. Ah, è anche una collata questa. Ok, vi faccio vedere a voi così veloci. Allora, c'è una scatolotta grossa, qualcosa di sottile, qualcosa di impacchettato di grosso e un ciotolone, qualcosa di strano. Allora, togliamo la scatolotta grossa. E sì, così ne ho due. Ve lo ricordate che l'avevo già trovato questo gioco qua? Non sto qua a aprirvelo perché tanto è uguale all'altro, che contiene appunto i cappellini, i bigliettini, si attacca su e poi voi scrivete quel gioco che appunto dovete indovinare. Indovinare le cose, ecco, ma che si dice allora? Chi sono? Regole di gioco incluse, ecco. E vedi che c'è scritto Johnny Depp, Cristiano Ronaldo, Edu Apple. E insomma, è quel gioco che mettete sulla scritta, dovete indovinare quello. Ecco, vabbè, lasciamolo qua, lo regaliamo perché ne ho già uno. Poi, allora, c'è, togliamo subito questo incelofanoso. Ma no! Un'altra! Sono felice! Abbiamo trovato un'altra valigiotta col panda, sì. Sarebbe un porta pappe, però fa niente. Noi lo usiamo come porta pappe. Bello col panda, sì, adoro il panda. Panda, mio panda, mio panda. Poi, quando faccio così è perché? Secondo voi perché? Perché sento l'antistress, capito? Quando io tocco dentro. L'antistress, figuriamoci, c'è il panda, c'è la volpe. Ma fischi, l'ho già trovate... due o tre, non mi ricordo. Vabbè, la quarta viene da sé, no? Sembra meno soddisfacente questa, vediamo. Non c'è le cose della casa qua. Uffi. Allora, c'è una scatoletta. Anche questi li avevo già trovati, vabbè. Regaliamo anche questi, che sono i pennarelli, questi qua. Pennarelli acrilici per tutti i tipi di superficie. Uno ce l'ho, è inutile che le tengo, regaliamo. Allora, qua c'è qualcosa di pesante, vediamo che questo pesa. Ah, ok, un'altra volta abbiamo trovato ancora questa magnetica per disegnarci sopra, ritagliare i fogli magnetici, ecco. Uffi, vediamo. Eh sì, faccio tutto, stavo dicendo il pollaio.
sono conigli, Nika. Faccio tutta la mia piccola stalletta con tutti i conigli. C'è nonna Maria. C'è nonna Maria? Sì, qualcuno li regala, ragazzi. Vediamo, questo cosa qua pesante ancora. Sì, ho trovato un altro di questi. Allora, per chi non lo sa, questo, andiamo subito ad aprirlo. È questo bello, sono contenta perché ne ho già trovato uno e sono contenta di trovare il secondo con tutti gli adesivi, gli sticker, che poi una di voi mi ha detto che sono da attaccare sugli animaletti qua, ma io non li attaccherò sugli animaletti qua perché io questi animaletti qua li plastificherò, farò qualcosa, qualche segnalibro, qualcosa, insomma, ecco, perciò contenta, dai, comincio a essere contenta perché ho c'è gli sticker. Allora, scusate, adesso sbircio dentro, dai. Aspettate, c'è una penna e figuriamo, è logico, almeno fanno il pandan loro, capito? C'è la volpe quaderno, ti mettono la volpe penna, logicamente, però c'è il panda, dovevano mettere il quaderno col panda, basta volpe, qui c'è il panda, vabbè, adesso vediamo, guarda, c'è dentro il sacchetto che ho buttato del quaderno, ho buttato dentro nella busta, il sacchettino del quaderno sticker, aspettate che, via, e tiriamo fuori le ultime cose. Così buttiamo la busta. Ok, la busta è vuota. E è arrivato anche il panda. Vedete, c'era la penna anche del panda. E due sticker. Wow! Ok. Questi bellissimi, io li adoro. E poi questi li adoro anche questi, che sono quelli appunto per il bullet planner che avevano fatto qualche tempo fa. Sì, però che strano che li buttano nelle buste a sorprese, non li comprano proprio in negozio, ma io sono felice che li trovo nelle buste a sorprese, non è che mi sto lamentando, bravo Tiger. E niente, dai, anche questa mi sembra top, dopo certo qua parte questo, guardate l'altra, che meraviglia di cose che c'erano dentro, però anche queste cose qua cartopazze non mi lamento, e qua gli sticker, le penne, e farò sul tutto il mio bel recinto di conigli. Che belli che sono, però ok, niente, fatemi sapere voi cosa avete trovato, cosa ne pensate, che delle cosine che ho trovato, e niente, vi do appuntamento al prossimo video insieme alla vostra Nika. Ciao, bacioni enormi, ciao.